di prima, c'è già il cannibale in cima, e io che devo volare a prenderlo. Sudore di gente dispersa, di maglia di lingua diversa, ma io il cuore io voglio spenderlo. E quanto tempo passerà in mezzo a noi, ancora non lo so. Sarò 100 e più chilometri alle spalle, 100 da fare, di sicuro non ci sarà più qualcuno con noi. Devi dare tutto prima che ti faccia passare, io non mi lascio andare, non ci pensare, non mi staccherò. È il giorno della cronometro di Ghisallo e Sormano, e tante cose potrebbero cambiare. Stiamo seguendo gli ultimi chilometri della prova di Rui Costa, che al secondo intermedio era undicesimo a 1 minuto e 16 donibali. Il portoghese sta finendo fortissimo, al punto da andare a riprendere Uran, partito 2 minuti prima. E quello di Rui Costa è nettamente il miglior tempo. 1 e 15 meglio del compagno Isnata, che era il leader provvisorio. Con le immagini siamo ora su Alberto Contador, campione spagnolo a cronometro, che a due terzi di gara era sesto a 59 secondi da Nibali e quindi davanti a Rui Costa. Il pistolero, però, sembra non avere più il passo della prima parte di gara, tanto che anche Quintana sta visibilmente recuperando terreno. Ecco Contador in vista del traguardo, e attenzione perché è già dietro a Rui Costa, il suo tempo è altissimo, 2 minuti e 51 secondi di ritardo. Poco dopo di lui chiude Quintana, a 1.31 da Rui Costa. E all'appello manca solo Nibali. La maglia rosa era a comando al primo e al secondo intermedio, ma adesso anche lui passa alle spalle di Rui Costa, e pure di Isnata. Terzo tempo 1 minuto e 20 dal portoghese che, quindi, vince la sua seconda tappa al Giro 2016. Ecco Rui Costa sul podio, e alle sue spalle, come detto, si piazza il compagno di squadra Isnata. In totale sono ben 4 i Tugas ai primi 6 posti della cronometro, con Rabottini quarto e Treves sesto. Per effetto di questi risultati, il campione del mondo scalza Contador dal terzo posto, mentre Nibali rafforza ulteriormente la sua maglia rosa, ricacciando Quintana a oltre 2 minuti. Anche per oggi è tutto, appuntamento a domani con la tappa Verità, che prevede il Gavia Cima Coppi e l'arrivo in quota Bormio 2000.